È una riflessione che mi rimbalza in testa da un po' di tempo e che in questi giorni mi si è acutizzata. Nel campo delle semplificazioni, in quel prato tutto verde in cui tutto è bianco o tutto è nero, galoppano felici quelli che lamentano da tempo il fronte del no. Lo chiamano così, anche un po' schifati. Li chiamano quelli che dicono no a tutto e dentro tengono collettivi estremamente diversi tra loro, siano loro cittadini o partiti o associazioni che decidono di contestare un'opera pubblica. Una qualsiasi. Guardate, non scervellatevi troppo, perché non conta quale sia il progetto, cioè di cosa stiamo parlando. L'importante è dividere l'umanità in due scaglioni facilmente riconoscibili, sempre per quella storia del tifo come unico motore del consenso, di cui mi è capitato, mi capita spessissimo anche ultimamente di parlarne, di scriverne. Vorrebbero farci credere questi innovatori che si intestano come vittoria qualsiasi cambiamento, indipendentemente dal fatto che sia un cambiamento buono o un cambiamento cattivo, che esista un partito del no contro le opere pubbliche, contro tutte le opere pubbliche, che va combattuto con un partito del sì per le opere pubbliche a favore di tutte le opere pubbliche. Sia chiaro, non si tratta solo della manifestazione SITAV di Torino. A proposito, non so se avete notato, in prima fila, cioè dico proprio in prima fila, all'inizio, lì vicino al palco, campeggiava uno striscione con scritto No ZTL a pagamento. Roba da film neorealista. Ma in generale il discorso è sulla bassissima densità del dibattito a cui stiamo assistendo. Sembra che ci siano in campo solo due partiti, quelli del sempre sì e quelli del sempre no. Ma non vi sembra una cagata colossale? Dico, è possibile che tutte le grandi opere, che poi grandi opere è un marchio che meriterebbe di essere registrato come Coca-Cola o Babbo Natale, siano totalmente giuste o totalmente sbagliate? Davvero i nuovi progressisti sono quelli che cambiano solo per il gusto di cambiare e i presunti nuovi conservatori sono tutti quelli che hanno qualcosa da ridire? Guardate, io non lo so, la banalità di questa discussione a me fa esplodere il cervello. Va bene, fare opposizione, trovare tutti i modi possibili, per carità, però c'è un corsivo su Repubblica di ieri che secondo me rende bene l'idea. Ascoltate bene, dice: siamo qui per dire sì al futuro, sì al lavoro, ha detto Mino Giachino, che ha parlato dall'autobus scoperto utilizzato come palcoscenico di fronte a Palazzo Reale. Tanti cartelli SITAV e i tricolori, le uniche bandiere ammesse dagli organizzatori della manifestazione. Giachino, sottosegretario ai trasporti nell'ultimo governo Berlusconi, ha dedicato l'iniziativa a due imprenditori lungimiranti, Sergio Pininfarina e Sergio Marchionne, e ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine che per 20 anni si sono presi gli sputi e le botte in Val di Susa. Ce ne hanno fatte di tutti i colori, ha concluso, ma dopo 20 anni siamo ancora qui a dire sì. A posto così? Approfondire, argomentare, magari. Dai, su, un po' di serietà. Su, buon martedì.